Susanna Crocci, sei assessore al bilancio del comune di Venegono Superiore a Vrese. Esattamente, sì. Ok, domani presenterai un'iniziativa all'IEPS durante una riunione del Comitato delle Regioni. Di cosa si tratta? Bene, interverrò durante la conferenza all'interno di un dibattito e in particolare mi occuperò di spiegare qual è la mia percezione, quali sono le aspettative che noi come giovani, partecipanti comunque al programma Young Elected Politician, abbiamo nei confronti dell'Unione Europea in generale. Comunque, devo essere sincera, io sono una ragazza di 23 anni, ho avuto questa grande possibilità sia da un lato a livello locale di essere eletta e quindi di partecipare al processo elettorale nella mia piccola cittadina, che d'altro canto di anche prendere parte a qualcosa che a me inizia a sembrare importante, a questo programma IEP. Del Committee of Regions, e che quindi mi permette anche di dar voce a tutte quelle che sono le esigenze dei giovani anche a livello locale. Quindi la prima cosa che dirò sicuramente sarà questo. Io sono molto grata dell'esperienza che questo programma mi consente di fare, ma anche del fatto che ogni tanto noi giovani siamo poco ascoltati. Siamo poco ascoltate, di conseguenza a me farebbe molto piacere e vedo anche che tante conferenze che l'Unione Europea sta questo tema è stato sollevato diverse volte e quindi mi piacerebbe vedere il processo democratico partire anche dal basso, anche da quelle che sono le istanze di noi giovani che ci impegniamo nella politica locale, che siamo impegnati e vogliamo anche impegnarci in un livello europeo, quindi è più alto. Quindi, raccontaci un po', Susanna, di cosa si tratta l'evento? Come hai iniziato tu a far parte di questo evento che si terrà domani? Domani poi c'è il lancio del programma ufficiale per il 2021. E, di cosa si tratta l'evento? Chi siete voi che ne partecipate? Allora, il programma Young Elected Politicians è un programma del Committee of Regions che permette a noi politici, giovani politici eletti, quindi si tratta di ragazzi sotto i 40 anni che sono stati eletti a livello locale, regionale. Quindi siamo un gruppo importante di giovani che arriviamo da tutta l'Europa e di conseguenza direttamente eletti dalla popolazione, e che andiamo a rappresentare, in un ciclo di conferenze, in un ciclo di incontri, che hanno il fine di fare del networking, fra di noi e per creare comunque delle reti a livello transnazionale che ci permettono anche, potrebbero permettere un giorno di creare dei progetti che favoriscano l'integrazione e la coesione europea anche a livello locale. Quindi si tratta appunto di un programma che ipoteticamente permetterci di fare tante tante cose positive sia a livello locale che a livello anche europeo per far sentire la nostra voce come enti territorialmente stabilite a livello territoriale e comunque andiamo a fare pressione anche su dei livelli più alti, arriviamo a parlare di Europa. Quindi tu parlavi del livello territoriale, perché quindi è importante questa iniziativa per Varese? Questa iniziativa è importante per Varese, perché sì, come Varese è un territorio molto importante a livello italiano, perché si parla di le prime province economicamente più sviluppate a livello italiano, però spesso ci dimentichiamo come anche la nostra importanza possa essere valorizzata anche a livello europeo. Siamo una delle regioni che appunto come Lombardia
anche centrali sotto un punto di vista economico, ma spesso manchiamo di fare quel salto, ad esempio manchiamo di applicare dei progetti, di fare l'application per diversi progetti e bandi europei, i nostri giovani non partecipano a tutta una serie di progetti come Erasmus e tengono solo presente iniziative che sono magari marginali rispetto a tutte le iniziative e tutte le opportunità che avrebbero anche a livello europeo. Io voglio semplicemente portare un po' di Europa nella mia provincia, nel mio comune, per far capire che ci sono tante opportunità che possono essere colte. Ora ti chiedo quindi cosa ti aspetti tu di questo, di ricevere da questo progetto, di poter realizzare nel tuo territorio con questo progetto? Allora, sicuramente, essendo già personalmente impegnata in comunque associazioni che promuovono la partecipazione a progetti Erasmus e tutta questa, questa genere di cose, sono naturalmente professionalmente inclinata a tentare di far avvicinare l'Europa a noi come giovani. Vorrei farlo anche sotto il punto di vista politico, dato che questo programma mi permette di creare un network a livello europeo, di conoscere diverse personalità politiche e professionali che possono un giorno, insieme ai miei collaboratori a livello locale, mi potrebbero veramente permettere di creare dei progetti specificatamente costituiti per dare voce alle esigenze dei miei concittadini. Quindi io spero veramente di fare qualcosa di buono, anche a seconda di quelle che saranno le idee che poi usciranno nel processo di brainstorming del programma. Ultima domanda, quindi dal punto di vista pratico, cosa farete con questo programma? Allora, dal punto di vista pratico, abbiamo solo per adesso fatto pochi incontri, veramente, stiamo iniziando a conoscerci, abbiamo costituito diversi gruppi, poi ovviamente col Covid adesso non si può far tanto in presenza, ma abbiamo già iniziato a farci conoscere, a esprimere le nostre idee. Si tratta appunto di processi di programmazione, di progetti che possono essere costituiti nelle nostre zone. Ad esempio, c'è chi vuole valorizzare il patrimonio artistico del proprio territorio, lo può fare col gemellaggio con altri comuni, e questo network, questi rapporti si costruiscono anche sulla base di un forum, quale può essere veramente Young Elected Politicians.